Buona domenica a tutti, al microfono Padre Baldo Lagna, questo è il podcast Il Vangelo della Domenica. Siamo alla 25esima domenica del tempo ordinario. Il Vangelo che oggi vedremo in continuità con le scorse settimane, sempre in Matteo, al capitolo 20, versetti da 1 a 16. E si tratta della parabola della vigna. Eh sì, la vigna nel capitolo 20 del Vangelo di Matteo indica quello che in tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, è l'immagine del popolo di Israele. Il popolo di Israele che è come la vigna, cioè praticamente radicato in una terra promessa per dare frutto, perché è radicato in Dio, nella promessa, nella parola di Dio. Allora, con questa parabola Gesù intende proporre un cambio di relazione con Dio. Mentre i farisei, la religione, non parla dell'amore di Dio, e addirittura quando ne parla, parla di sforzi, parla di meriti, parla con un linguaggio molto duro. Con Gesù l'amore di Dio va accolto come un dono da parte del Signore. E con questo vi voglio invitare ad ascoltare l'omelia di Papa Francesco a Marsiglia, che è di una bellezza inaudita, particolarmente sulla teologia del Mediterraneo, cioè l'accoglienza dei migranti, che non è una cosa che i cristiani, i cattolici, possono avere come una specie di discriminazione, distruzione, prima noi, dopo loro. Proprio è chiaro e netto che tutte le religioni del Mediterraneo, ortodossi, protestanti, cattolici, evangelici, ebrei, musulmani, buddisti, si sono ritrovati insieme. Così continua con questa riflessione del Mediterraneo, e a Marsiglia il Papa Francesco ha trovato una città che vive questo. Vi dico questo perché è eccezionale proprio in questa domenica in cui troviamo questa parabola. Andiamo al nostro testo, perché questo testo ci dice che l'amore di Dio è un dono non solo per noi, ma un dono anche per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, particolarmente quelli che soffrono, e non solo i migranti, ma anche i malati, i nostri vecchietti, quelli che magari non hanno molte conoscenze, molte amicizie, quelli che hanno bisogni fondamentali, e i bisogni ce li abbiamo tutti. Scrive Matteo: il regno dei cieli. Ora attenzione, sappiamo bene, l'ho detto e ridetto nel podcast Il Vangelo della Domenica precedentemente, Matteo quando parla di regno dei cieli in effetti non intende l'aldilà o il paradiso, ma una società alternativa dove Dio Padre dà la sua vita, il suo amore ai figli, non ai sudditi. Quindi Gesù viene a proporre questa società alternativa. Ora, il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba a prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. È strano che in questo caso l'evangelista, nella bocca di Gesù, dice che esce il padrone. Normalmente si manda un agente, un fattore, qualcuno che fa da agenzia interim, non so. Normalmente quindi vediamo che questa particolarità della parabola ci dice che il padrone ha un'urgenza, ha un'importanza di quello che sta per fare. Ecco perché esce, ecco perché non delega. Si accordò con loro per un denaro al giorno, quindi il denaro,
una moneta d'argento di circa 4 grammi. Il denaro era la paga quotidiana normale per l'operaio. Poi scrive l'Evangelista che, uscito poi verso le 9 del mattino, ne vede altri che stavano in piazza disoccupati, inoperosi. Ora, perché sono inoperosi? Non è che sono fannulloni, ma non hanno nessuno che li chiama a lavorare. Quindi il padrone dice: andate anche voi nella mia vigna. E questa volta dice: quello che è giusto ve lo darò, cioè in base al lavoro che avete fatto. Fino a qua il discorso è normale, cioè tu lavori, hai dei meriti, guadagni secondo il risultato. Ma a un certo punto ci rendiamo conto che l'Evangelista fa capire che c'è un cambiamento di prospettiva. C'è un'urgenza da parte del padrone della vigna che fa comprendere che è più per il bene degli operai che per il suo bene. Infatti esce di nuovo verso mezzogiorno. Cioè, chi ha lavorato alla vigna sa benissimo che a mezzogiorno quasi quasi non si ha più voglia di lavorare, perché il sole cuoce terribilmente. E lui esce di nuovo. Il lavoro praticamente terminava al tramonto, quindi capite che esce a mezzogiorno, verso le 3, verso le 5, ma non è logico prendere degli operai a quell'ora lì, perché a quell'ora lì il lavoro va al rilento, produrranno pochissimo. Fratelli e sorelle, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quindi non è il bisogno del padrone di chiamare degli operai alla sua vigna. Lui non ha bisogno di produrre delle conversioni, delle guarigioni, dell'evangelizzazione. Mettiamoci tutto quello che potrebbe significare la chiamata di questo padrone della vigna. Lui non ha bisogno dei frutti, ma coloro che sono operai hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno del salario. Quindi li chiama praticamente anche quelli dell'ultima ora per lavorare manco un'oretta per il loro bisogno del salario, perché non lavoravano, quindi non avevano un salario. Attenzione bene, interpretiamo bene la parola. Quindi capite che il problema è sul lavoro che dà risultato, il merito che ottiene da Dio delle grazie, dei miracoli, delle guarigioni. Attenzione, cari, talvolta noi cattolici non siamo lontani da quei farisei. Gesù ci sta dicendo che anche a quelli che non ce la fanno, anche quelli che non hanno risultati, avranno lo stesso salario. Ci dice l'Evangelista: quando fu sera, sera significa che non c'è più il sole, non c'è più la luce, per fare comprendere che lì appare qualcosa. E c'è l'apparizione di un termine greco, Kyrios, il termine Signore. Ecco il sole, ecco la luce, ecco la gloria di Dio. È Gesù che parla della vigna. Quando fu sera, il Signore disse al suo fattore: ah, benissimo, chiama i lavoratori, dai loro la paga, incominciando dagli ultimi. Gli ultimi hanno fatto una parvenza di lavoro, non hanno prodotto in effetti frutti convenevoli di conversione, neanche un'ora. Noi
ragioniamo su questo. Da un punto di vista della giustizia, da un punto di vista del, potremmo dire, del diritto del lavoro, e beh, questa parabola avrebbe bisogno di un pochettino di sindacati. Ma pertanto Gesù ce lo racconta in una tal maniera che ci fa capire che il problema non è un problema di giustizia, ma un problema di misericordia. Talvolta diciamo che la misericordia e la giustizia debbono andare insieme, e io sono d'accordo, ma qui Gesù sciocca completamente i farisei. E sì, perché in effetti qui dice che il padrone aveva pattuito con quelli degli inizi, cioè l'Israele storico, il popolo scelto da Dio, che ha tolto dall'Israele per dargli una terra promessa, per fare sgorgare dal deserto un giardino, dove loro dovevano certamente, con i loro meriti, con la legge, la Torah, fare molto frutto. Allora il padrone ha detto: vi darò il vostro salario, ed è questa la nostra alleanza, il nostro patto. Tu mi dai qualcosa e io ti do qualcosa. Questa è l'alleanza, la beritan in ebraico, cioè un patto fra l'uomo e Dio. Ebbene, Gesù fa l'instaurazione di qualcosa di alternativo, di nuovo, dove vediamo che il patto non c'è più. E per questi operai dell'ultima ora addirittura ci sarà lo stesso salario, ci sarà la stessa promessa, non per quello che produrranno, non per i frutti, per il lavoro enorme, ma semplicemente perché Dio vuole dare i suoi tesori, i suoi beni, ci dice nel Vangelo, a chi vuole. Ecco la misericordia di Dio. Ecco questo cuore nella miseria, cioè misereor cordis, cioè un cuore che si fa povero, cioè ci dà la sua vita, ci dà il suo tesoro, ci dà veramente questo amore misericordioso che in effetti è gratuito. Non si può pagare, non possiamo lavorare talmente per ripagare la misericordia infinita di Dio. Quando arrivarono i primi pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Il padrone non toglie niente a nessuno, aveva pattuito, ecco l'alleanza. Ora non c'è ingiustizia da parte del padrone. Naturalmente, se agli ultimi gli ha dato un denaro, noi chissà quanto riceveremo. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto. Quindi parvenza di lavoro, quindi c'è qualcosa che praticamente non ha un grande risultato. E li ha trattati come noi, dicono. E che abbiamo sopportato noi il peso della giornata, il caldo. Cioè, capite? Cioè, è veramente interessante. Cioè, Gesù riconosce che nella Torah, nel sacrificio, nei comandamenti c'è un valore. Tanto è vero che nella Chiesa i comandamenti per noi sono importanti, ma l'importante è vederli sotto la lettura dell'amore, sotto la lettura della misericordia, altrimenti il nostro cuore diventa farisaico, che non è aperto alla potenza dello Spirito Santo. E quindi guardate cosa ci dice. Ci dice che li ha trattati come noi che abbiamo sopportato il peso. Ecco, questo padrone non è giusto, pensano questi farisei, questi primi operai.
Gesù vuole fare comprendere invece che la giustizia di Dio deve essere vista in vista della misericordia, con la lettura, con lo sguardo di questo cuore misericordioso. Dio guarda in base ai bisogni di ciascuno di noi, non se noi ne abbiamo il merito. E qua lo ripeto soprattutto a coloro più anziani che hanno ricevuto delle catechesi che talvolta ci fanno diventare quasi quasi ideologici. Cioè mettiamo al posto di Dio un'idea. In paradiso si fa se fai il buono, se fai il cattivo. Capite che l'insegnamento di Gesù si distanzia mille miglia da questa aberrazione dell'Antico Testamento, che era l'interpretazione dei farisei di quel tempo. Vedete, non possiamo certamente seguire la fede cristiana e sentirci al di sopra, sentirci schiaccianti, sentirci quelli che si sentono superiori, che quasi presi dall'invidia, quello mi ha fatto questo, tu non mi, io ti ho fatto questo, ma tu non mi hai fatto qualcosa in cambio. L'amore per Gesù è l'essenza, è l'identità in cui possiamo vedere l'essere di Dio. Per cui se Dio nella vigna ha radicato in sé diciamo questa immagine, ci deve dire che siamo chiamati anche noi a ricevere questa vita gratuita, questa vita che è amore, misericordia. Quindi vedete, vediamo in effetti che sembra quasi che Dio abbia due pesi e due misure, ma non è così. C'è una pedagogia di Dio nella storia, c'è un cambiamento, questo è vero. Sembra quasi che Dio sia più morbido come gli ultimi operai, ma probabilmente perché questi operai sono stati molto più tempo senza poter lavorare, senza poter avere qualcosa da mangiare, quindi sono nel bisogno. Capite che lì vediamo la potenza di Dio che scruta i cuori, e noi non ci possiamo mettere al posto di altri. Ecco che addirittura il Papa certe volte tuona: chi sono io per giudicare? Perché non dobbiamo dimenticarcelo che il primo comandamento è: non avrai altro Dio all'infuori di te. E quindi quando giudichiamo, quando ci mettiamo al posto di Dio, è un peccato grandioso. Allora capite che qui Dio ci dice: io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? È come se dicesse in un certo qual modo: ma chi è Dio? Tu o io? Tu che decidi che i tuoi valori cristiani decidono che quelli africani non debbano entrare in Italia, in Europa, che debbono morire nel Mediterraneo, che non bisogna soccorrerli, che bisogna rispedirli a casa. Ascoltate le conferenze di Papa Francesco, mamma mia, ha interpretato questo Vangelo esattamente in quest'ottica. Vedete, Gesù sta parlando di una generosità di Dio che è tipica degli operai, che è donata gratuitamente. Gratuitamente allora dobbiamo donarla. Oppure tu sei invidioso? Quante volte siamo invidiosi? Quante volte pesiamo quello che diamo, quello che facciamo? Io ti ho mandato un messaggio su WhatsApp e tu non mi rispondi, io ti ho fatto questo, io ti ho invitato a cena, tu non mi inviti mai.
non lo so, talvolta siamo, oppure siamo invidiosi, quello lì ha successo, io no, quello lì si è sposato, io invece... Guardate, attenzione, l'invidia è terribile, fratelli e sorelle. L'invidia di questi primi operai, farisei, purtroppo non li fa entrare nella gioia di questi bei apostoli, che in effetti, di questi apostoli che magari non sono oggi come i primi chiamati, non sono molti di noi, veniamo da popoli che sono stati evangelizzati in un secondo momento e quindi non facciamo parte del popolo eletto che è Israele, ma sono benedetti proprio perché nazioni benedette, operai dell'ultima ora. Ecco che allora la misericordia di Dio si basa non su un patto o sui meriti o sul giudizio che va a inquadrare Dio. Dio, vedi che io ho fatto questo, questo e questo, quindi mi devi dare un posto in paradiso. Questa è giustizia? No. La vera giustizia è la bontà e la misericordia di Dio, che sono onnipotenti. Non è che l'onnipotenza di Dio ha il limite di tutti i sacrifici che hai fatto. Certo, Dio ne tiene conto. Ma se nel tuo cuore c'è orgoglio, attento, convertiti. Non essere invidioso, non essere discriminatore, non guardare, non puntare il dito verso qualcun altro, verso un'altra religione, verso qualcuno addirittura che è peccatore, che tu non lo capisci, magari che fa delle cose che magari ti scioccano. Dall'omosessualità alle cose che magari tu non riesci ad... non sei chiamato a giudicarlo, sei chiamato ad amarlo. E avrà magari nel suo sforzo, in quella piccola ora che riesce a fare, quelle piccole cose che riesce a fare, ebbene avrà anche lui il suo salario. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Bella questa domanda. Non è un'accusa, è giustamente una riflessione che Gesù con questa parabola lancia a quegli uomini impregnati di un farisaismo terribile, aberrante, e che talvolta purtroppo troviamo ancora nella Chiesa Cattolica. Ahimè, in certi vescovi, in certi preti, in certi laici, che criticano il Papa, che criticano la Caritas, che criticano. I cristiani non sono chiamati alla critica, fratelli e sorelle, sono chiamati a essere contemplativi, sono chiamati a essere in questa misericordia meravigliosa, fratelli e sorelle, che fa scaturire la gioia, che dà veramente questo premio grande che è il salario della vita di Dio, della vita nello spirito, della vita certamente che non deve scandalizzare qualcuno. E Gesù va a concludere con quella frase terribile ma molto bella: così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Questa chiusura si riallaccia alla chiusura del capitolo 19 di Matteo, al versetto 30, dove Gesù aveva detto: molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi primi. Qui invece è più categorico: gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Racchiudendo tutto questo discorso, questo insegnamento, dice esattamente che i primi della chiamata, della come dire, delle elezioni, saranno ultimi, quindi avranno parte pure nel regno dei cieli, ma gli ultimi saranno i primi.
Vi ricordo che il primo concilio di Gerusalemme decise di permettere ai dei pagani di entrare nella chiesa, che era giudeo-cristiana. Oggi, dal 1986, credo, per la prima volta nella Chiesa Cattolica abbiamo tradotto il Messale in ebraico, e la parrocchia ebraica di Gerusalemme dal 1986 finalmente può avere un libro approvato da Roma. Prima c'erano dei foglietti e si celebrava in ebraico. Mi ricordo bene di averlo ascoltato come una fierezza dal parroco di Gerusalemme, di questa parrocchia ebraica, non le parrocchie arabo-cattoliche che talvolta i nostri frati francescani avevano, ma la parrocchia ebraica di ebrei che festeggiano le feste ebraiche e festeggiano soprattutto, sono cristiani, quindi sono come noi, ma hanno il peso delle lezioni dell'Antico Testamento, dei mitzvot, eccetera, eccetera. Capite che questo ci dice veramente che nella storia della Chiesa questa parola, questa dichiarazione profetica di Gesù è sotto i nostri occhi. L'avranno capito certi discepoli al tempo di Gesù? Non l'hanno capito ancora oggi alcuni discepoli, forse alcuni di noi non l'hanno ancora capito. Talvolta parole al vento, come i discepoli di Gesù. Subito dopo questo brano, arriva un brano terribile. La mamma di due grandi apostoli, i figli di Zebedeo, che farà una specie di raccomandazione all'italiana da Gesù, come quando si va dall'arciprete del villaggio, dal monsignore, dal cardinale, per raccomandare i propri figli, per piazzarli, per poter fare in maniera tale che noi possiamo fare avanzare questi che sono cosa nostra. Capite bene che questo è veramente aberrante. Questo manifesta che gli ultimi non sono i primi, nel senso, allora quelli che non hanno il potere saliranno in carriera. No, gli ultimi saranno i primi, nel senso che più ti umili, più sei portatore della gloria di Dio. Gli ultimi saranno i primi perché assomigliano a questo Padre misericordioso. Non gli ultimi. Gli ultimi non possono abusare del potere. Gli ultimi non possono essere mafiosi. Gli ultimi non possono essere spadroneggianti. Sono ultimi e si riconoscono tali. Bellissimo Vangelo, fratelli e sorelle, questa 25esima domenica del tempo ordinario, e sono veramente contento oggi, perché da ieri sabato 24 era festa di Padre Pio, il Papa è venuto qui nel sud della Francia, a Marsiglia, a veramente a due passi da noi, lo abbiamo accolto, è stata una gioia, mamma mia, ci ha dato delle parole potenti, bellissime, che impatteranno, io ne sono sicuro che influenzeranno, che risveglieranno le coscienze, che ci darà un'effusione dello Spirito Santo in tutta l'Europa. E soprattutto proprio in questa data per me sarà storica, perché ancora una volta realizzo un mio sogno: ho dato alle stampe il mio primo libro in italiano, si intitola Esplosione di gioia. Ecco, accendi il fuoco e fai brillare in te la bellezza della vita. E ho avuto la gioia di avere un contributo preziosissimo, che è il contributo del grande psicologo, psicoterapeuta, autore, apparentante missioni italiani, il dottor Salvo Noè. Posso dire che
lo posso ritenere un grande amico che mi ha molto formato in un anno che ho frequentato i suoi corsi, poi purtroppo sono dovuto rientrare in Francia, ma lo seguo un pochettino da sempre. Ha scritto una prefazione, poi tanti fratelli e sorelle, padre Francesco Carlino ha scritto un contributo eccezionale, il mio amico Laurent Gué, un ex tossicodipendente convertito veramente in prigione, che ha scritto un best seller, o autore di un libro francese, Arraché à l'enfer, strappato all'inferno, resurrezione di un tossico. Oppure una suora lituana mi ha scritto qualcosina bellissimo proprio sulla misericordia, dicendo che la gioia, la vita di gioia è accogliere la misericordia, bellissimo. Suor Niole, che ha scritto un libro, Un sorriso nel lager. E ancora, pure un pastore protestante, ma toccato il cuore, una donna, la carissima amica Florence Maréchal, che è pastore di Saint-Étienne, che mi ha scritto un pezzo proprio per introdurre il libro, una cosa meravigliosa. Dove trovate il libro? Ve lo dico, o nel mio sito baldoalagna.emmaus-com.center, oppure lo trovate su amazon.it, cercate Esplosione di Gioia, padre Baldo Alagna, e lo troverete tranquillamente. Naturalmente in tutte le missioni a partire da ottobre spero di portarne delle copie, così chi vorrà potrò dedicarglielo fare in maniera tale che questo trattato sulla gioia, la gioia dell'amore, la gioia della misericordia, la gioia perfetta, dove vi do degli studi biblici per entrare nella beatitudine, nella gioia. Poi la parte di, ho fatto delle analisi di come i santi sono entrati nella gioia, fra cui Santa Teresina, San Filippo Neri, San Francesco d'Assisi, Don Bosco, Madre Teresa, e infine, sorpresa, alla fine vi darò delle cose pratiche. Questo e altro ancora nel libro Esplosione di Gioia di padre Baldo Alagna su Amazon. Con questo è tutto per questo podcast. A domenica prossima. Buona domenica!